Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video che faccio di solito tutti i mesi e in cui vi recensisco sia in modo positivo sia in modo negativo i prodotti beauty che ho provato nell'ultimo periodo. Abbiamo varie marche, sia marche da discount che marche da supermercato. Anche questa volta ho suddiviso per categorie, abbiamo viso, corpo, labbra, denti, capelli, un profumo intimo. Nel frattempo vi volevo dire che sto vloggando, oggi è martedì, aspettate che guardo il telefono, oggi è martedì 10 settembre, spero di riuscire a mandare online questo video proprio oggi. E per quanto riguarda il blog, bloggerò tutta la giornata fino a stasera, infatti non vedo l'ora di mandarlo online perché vi voglio rendere partecipi della mia giornata, di cosa faccio dal mattino alla sera, quindi se riesco il blog lo manderò domani, altrimenti se avrò dei contrattempi sarà poi online dopodomani, comunque vedremo. Allora, iniziamo con la categoria viso e inizio con una crema notte della linea E-New di Avon. Allora, qualche giorno fa una ragazza di voi mi ha scritto chiedendomi se sono ancora presentatrice Avon. Non sono più presentatrice Avon adesso da più di un anno e ogni tanto compro dalla mia presentatrice, che era allora appunto la mia ex presentatrice quando io ho iniziato a farla. Non faccio video sugli acquistini perché comunque acquisto ben poco e quindi non mi sembra il caso, però comunque tutte le volte che uso qualcosa ve lo recensisco poi nei vari video dei prodotti finiti. Se magari poi farò un ordine un po' più consistente, allora sicuramente vi farò il video haul. Allora, questa è una crema fantastica. Non costa pochissimo, non costa neanche tantissimo. Io l'ho finita tutta, mi è piaciuta tantissimo come consistenza. A me non piacciono tanto le creme che hanno una consistenza liquida, questa non lo è affatto. Mi è piaciuto molto anche il profumo, è una crema notte, quindi va messa la sera prima di andare a dormire, ed è una crema che mi è piaciuta tanto perché comunque mi veniva assorbita dal viso velocemente. Non mi seccava la pelle, al mattino mi trovavo una bella pelle, bella nutrita e niente, quindi io ve la straconsiglio. Magari poi chi acquista abitualmente da Avon magari già la conosce, quindi per me questa è una crema promossa. Poi mi è caduto, scusate, la confezione del dei dischetti. Allora, ho finito questi dischetti della Quando È. Questi erano dei dischetti che si chiamano quadrotti perché non hanno la forma rotonda ma la forma quadrata. Sono 100% cotone. Quando È, io l'acquisto, non mi ricordo, mi confondo sempre se l'acquisto da Acqua e Sapone o da Tigotà. Magari se voi lo sapete, magari scrivete un commentino sotto in modo che la gente che vuole saperlo lo legge. E quindi grazie. E quindi questi ce ne sono 60, mi sono trovata veramente benissimo, sono belli spessi, non si sfaldano quando li vado a passare anche più volte sul viso, sugli occhi, fantastici, veramente fantastici. E poi alla fine costano anche poco, poi quando li mette con l'offerta non vi dico, però correggetemi, da Tigotà, correggetemi se sbaglio. Poi boccio invece questi dischetti, erano 120, sono 100% cotone idrofilo, purtroppo, ah ecco, li ho comprati all'MD, non ricordavo dove, ma qua c'è il loro logo, li ho comprati all'MD, non mi sono piaciuti, credetemi, non mi sono piaciuti, perché comunque li trovavo troppo sottili, si sfaldavano, no. Sì, il cotone si sente, però no, il marchio è Fleur de Cerise, un marchio francese, assolutamente no, resistenti, qua c'è scritto no. Non li ho trovati resistenti, quindi questo è un prodotto bocciato. Poi di Bottega Verde
Compro spesso il detergente viso alla Rosa Moschetta del Cile e infatti, come vedete, ho questa boccettina con l'erogatore che è da 250 ml e poi questo, non so se me l'avessero regalato, non lo so, 50 ml. Questo è un detergente viso elasticizzante, non è uno struccante, quindi va a detergere il nostro viso magari al mattino quando ci svegliamo, oppure se per esempio la sera ci siamo già struccati e magari abbiamo usato delle salviettine e tante dopo delle salviettine vogliono comunque pulire il viso con un detergente, quindi questo secondo me è ottimo. Comunque è un detergente molto delicato, io comunque non ho una pelle delicatissima, quindi non mi dà nessun tipo di irritazione, però essendo comunque alla rosa è molto molto delicato, il profumo è leggero, quindi molto delicato anche quello, e mi piace tantissimo. Io questo detergente lo compro e lo ricompro. Sempre in tema di Bottega Verde, ho tante cose di Bottega Verde anche. Allora vi faccio vedere che ho usato questi tre campioncini che ultimamente loro danno quando si acquista al negozio. Allora, uno di questi lo boccio ed è questo, che è la crema viso con fattore di protezione 15, quindi riguardo il fattore di protezione non è neanche male, ed è un effetto, dà un effetto filler ricompattante Hyaluron Plus, ed è adatta per pelli normali o secche. Secondo me è qui che ho sbagliato, cioè non è che ho sbagliato, me l'hanno regalato questo campioncino, quindi non è che l'ho scelto. Infatti non è adatta secondo me alla pelle grassa, perché io infatti l'ho usata e mi è durata, mi sembra, due applicazioni, 2/3 applicazioni. Quando l'ho messa la prima volta, che era al mattino, mi ha lucidato la pelle, però mi sembra anche normale, perché comunque essendo specifica per pelli normali o secche è normale che vada ad idratare, e io non ho bisogno di idratazione, soprattutto magari la notte sì, perché la notte è giusto che comunque la pelle sia idratata e elasticizzata, ma di giorno non ho bisogno di essere idratata, perché già sono idratata di mio, avendo appunto la pelle grassa. Vabbè, oggi sono già due cose che mi cadono, perfetto. E quindi questa io per le pelli grasse la boccio, ma mi sembra che sia anche normale. Questa invece è la crema notte Moringa Defense per tutti i tipi di pelle, ed è una crema detox, illuminante e antirughe. Mi è piaciuta, dico la verità che mi è piaciuta, però è con olio di moringa e cheratinasi. Vi dico la verità che tra queste due, essendo creme notti, non so quali scegliere. Forse per quanto riguarda la consistenza promuovo di più questa di Bottega Verde, anche se questa, vi dico, non è niente male. Scusate, prendo quest'altro campioncino. E poi ho adorato questa crema gel viso della linea Acqua Attiva, sempre di Bottega Verde. Mi ero ripromessa di acquistare qualcosa riguardo questa linea, però ancora non ho acquistato niente. Tra l'altro è da un po' che non acquisto su Bottega Verde, voi lo sapete, perché di solito ogni volta che acquisto faccio un video, ma non lo so, io vado a periodi, magari ci sono dei periodi che vado tutte le settimane. Tra l'altro la raccolta punti del trolley l'ho già finito e non sono neanche passata in negozio a vedere se è arrivato, ma penso proprio di sì, perché ormai è quasi un mese che l'ho prenotato. E comunque vorrei prendere qualcosa della linea Acqua Attiva, poi magari cambio idea, perché forse è una linea che desideravo di più nel periodo più caldo, però comunque magari poi la prenderò, non la prenderò, cambierò idea, sì, no, non lo so. Comunque questa io la super promuovo, è comunque una crema in gel, quindi ha tutt'altra consistenza rispetto alle creme che vi ho fatto vedere prima. Poi vi faccio vedere così al volo questi due campioncini di questa marca che io non ho mai provato, Alma Kay, ai minerali del Mar Morto. E cosa vi devo dire, una crema fantastica, me l'ha regalata la mia amica perché gliel'hanno regalata in profumeria da Douglas. Io penso costi carissima questa crema, poi non lo so, è una crema idratante da giorno per pelli da normali a miste, ma mi faceva la pelle così delicata, così morbida. Ho detto io, no vabbè, è troppo bella questa crema. Infatti mi era venuta tipo la voglia di andare a vedere il costo per acquistarla, però preferisco non andare, perché se poi vado
Poi magari costa cara, non la prendo e penso sempre là, quindi se qualcuna di voi magari la conosce già, mi faccia sapere sotto con un commentino come si trova, ma è fantastico, oppure se magari qualcuna di voi conosce questa linea, perché io non l'ho mai vista e mai provata, buonissima. Passiamo alla categoria corpo, allora, linea Sol, quindi linea estiva abbronzanti. Questa è una, un bagno doccia dopo sole ed è con olio di ibisco e olio di argan. Come c'è scritto qua, va a prolungare l'abbronzatura. Io lo adoro. Tra tutti i bagno doccia della linea Sol di Bottega Verde, questo è il mio preferito. Infatti, tempo fa in un haul una ragazza di voi me lo consigliava. Io l'ho ringraziata, ma io lo conosco già da, da parecchi anni, perché comunque, appunto come vi dicevo, è il mio... bagno doccia preferito. Oltre a questo, sempre della linea Sole, ho provato questo qua al cocco e niente, un bagno doccia semplicissimo al cocco, anche questo essendo della linea Sol va a prolungare l'abbronzatura, se è vero o non è vero io non lo so, e niente, buono anche questo, però comunque vi dico è un bagno doccia semplicissimo al cocco, semplicissimo nel senso non banale, perché comunque il profumo si sente, quindi è un ottimo bagno doccia al cocco, questo è l'ibisco argan, fantastico, comunque anche questo molto buono, e vanno tantissimo ad idratare la pelle, soprattutto quando ci esponiamo al sole e abbiamo bisogno appunto di un po' di idratazione nella nostra pelle del corpo. E poi andavo ad abbinare dopo il bagno doccia, il dopo sole. Ho usato questo della Bilboa, che è un doposole appunto nutriente, riparatore. Io in realtà non mi sono scottata, quindi non ho avuto bisogno di particolari prodotti dopo la doccia. Anche questo va a prolungare l'abbronzatura, quindi diciamo che facciamo un duo per quanto riguarda l'abbronzatura, sia con il doposole che con il bagno doccia. Una ragazza di voi mi aveva chiesto di fare un video dove vi faccio vedere cosa uso per abbronzarmi, però comunque ne stiamo parlando adesso, e comunque prossimamente farò un video dove vi farò vedere tutti i prodotti beauty che io uso dal mattino fino alla sera. E basta, tutto qui. Andiamo avanti. Poi balsamo sotto la doccia della Nivea. Questo qui è super promosso perché io lo adoro. Quando io faccio la doccia con questo, quindi lo vado ad usare dopo del bagno doccia, non metto la crema. Allora, mi correggo. Se sono andata al mare e quindi mi faccio la doccia dopo il mare, in ogni caso metto sempre il doposole, proprio per una protezione maggiore per la pelle. Se invece prima di farmi la doccia non mi sono esposta al sole, quindi non sono andata al mare, dopo aver usato questo balsamo sotto la doccia non vado assolutamente a mettere la crema, ma semplicemente perché mi sento la pelle morbida e idratata già, quindi non ho bisogno di andare a mettere la crema. Questa la metto proprio per una maggiore protezione, come vi dicevo prima, ma per quanto riguarda la morbidezza della pelle, l'elasticità, non ho bisogno di aggiungere la crema. Vi dirò di più, la morbidezza che mi lascia questo prodotto sulla pelle mi rimane anche se faccio la sera, la doccia la sera, mi rimane anche al mattino dopo, quindi veramente io questo balsamo sotto la doccia lo vado veramente a super promuovere. Qui c'è scritto che dura 24 ore, 24 ore non dura, ma 12 sicuro. Poi ho provato della linea Soli, il latte solare Nutre e Protegge 50+, mi sono trovata benissimo, lo conoscevo già, comunque non è una novità per me, protegge tantissimo, nessun rischio di scottatura. Poi ho terminato questo super prodotto, uno dei miei prodotti preferiti, che chi mi segue già e vede i video sul mio canale lo sa, ho parlato e riparlato di questo prodotto, ormai è terminato, e comunque lo dico in modo veloce per chi si trova per la prima volta, non mi ha mai sentito parlare di questo prodotto. È un prodotto fattore di protezione 50+, adatto per le pelli sensibili, per le pelli dei bambini, i nei, se magari abbiamo delle cicatrici, cioè va a dare una protezione molto maggiore rispetto ad un prodotto più semplice,
alle nostre parti delicate, dove vogliamo magari non esporli troppo al sole. E io questo lo mettevo su tutto il viso. Ottimo, ottimo. Poi, categoria intimo, allora, assorbenti con le ali sempre, e questi si trovano al Lidl, e questi forse pure, di solito il Lidl mette il logo, Primula, voi sapete qualcosa? Io non mi ricordo dove li ho comprati questi, ma non c'è scritto Lidl da nessuna parte, vediamo se c'è, qua c'è scritto, ma qua no, forse non li ho presi al Lidl, buh. Allora, questi qua sono i salva slip e mi sono trovata benissimo, purtroppo non vi so dire dove io li abbia presi, però mi sono trovata veramente bene. Questi salva slip sono senza ali, perché mi risulta che i salva slip con le ali forse addirittura non esistono, però ovviamente vale sempre, correggetevi se sbaglio. Questi sono gli assorbenti del Lidl, c'è chi parla bene, c'è chi parla male, per me sono normali. Dei assorbenti non sono ottimi, non sono neanche scadenti, sono dei semplicissimi e normalissimi assorbenti con i quali io comunque mi trovo bene. Profumino, parliamo ancora di Bottega Verde, ho terminato questo fiori di ciliegio, questa è la seconda confezione consecutiva che io termino, perché l'avevo finito anche un mese fa, due mesi fa, non ricordo, me ne metto a valanga, non vi dico. Allora, questo è un profumo, e ve ne avevo già parlato, ora non mi ricordo se è l'ultimo video dei prodotti finiti, quello del mese scorso, non me lo ricordo, comunque è un profumo che piace secondo me a chi adora i profumi molto dolci, dolci mielati, come si dice, perché il ciliegio si sente tantissimo. Per quanto riguarda la persistenza, è minima. Purtroppo è così, o perlomeno su di me diciamo che non dura tantissimo, anzi dura poco, però quando si va ad acquistare con gli sconti da Bottega Verde diciamo che comunque va benissimo. Non mi prolungo troppo, non mi dilungo troppo, quindi non parlo troppo di questo profumo, un po' perché mi sembra che ve ne ho parlato poco tempo fa, quindi comunque vi ho detto comunque le cose essenziali. Denti, labbra, allora, dentifricio Sensodyne, e questo è Fresh Cleaning, io mi trovo benissimo, non lo uso sempre, nel senso che lo alterno, non soffro tanto di denti sensibili, però lo alterno spesso al dentifricio normale e mi trovo veramente benissimo. Poi questo pasta del Capitano allo zenzero con antibatterico, è biocertificato lo zenzero, quindi lo zenzero è bio. Mi trovo molto bene, però lo consiglio solo a chi piace lo zenzero come gusto e a chi piace lo zenzero come odore, perché si sente sia nel gusto che nell'aroma questo zenzero, quindi ok, a me piace. Poi l'unico burro cacao con il quale mi trovo bene di Bottega Verde è questo all'argan. Ho provato tantissime altre profumazioni, ma non mi proteggono assolutamente per niente, nel senso che dopo io aver passato il burro cacao non mi sento le labbra protette, ma assolutamente me le sento di nuovo secche, mi si asciugano facilmente. Però per quanto riguarda il burro cacao con altre profumazioni, diciamo, fatto con l'aggiunta di altre aroma, questo qui invece all'argan sarà proprio che comunque c'è all'interno l'olio, e allora me le sento più protette, più idratate, e quindi mi trovo benissimo. Questo è l'unico fino ad ora. Poi reparto capelli, allora abbiamo della Garnier ultra dolce questo shampoo alle 5 piante, tè verde, limone, eucalipto, ortica e verbena. Questo è senza parabeni, senza siliconi, con estratti naturali ed adatto per capelli normali. Allora, se vi piace l'odore del bosco, se vi piace l'odore dell'erba, ve lo potete comprare, perché sa veramente di erba, di bosco. È anche giusto, perché comunque è alle 5 piante. Va ad idratare molto il capello e a nutrirlo. Allora, per chi ha i capelli grassi, per esempio come me, si può stare senza lavarli dopo aver usato questo due giorni, massimo tre, ma proprio al massimo, perché poi li va ad ingrassare, cioè nel senso
Io parlo sempre delle mie esperienze personali, quindi se io oggi mi lavo i capelli con questo prodotto, dopodomani mi conviene rilavarli perché comunque li vedo un po' ingrassati, quindi è come se non mi risultano belli puliti. Sì che dopo 2 giorni i capelli non sono pulitissimi, però rispetto al risultato che mi danno altri tipi di shampoo, questo è un po' inferiore, però è buonissimo, credetemi, li lavo benissimo, io lo super promuovo assolutamente, per carità, infatti non è la prima volta che lo compro e mi trovo veramente benissimo. Sempre per quanto riguarda Garnier, però della linea Fructis, vi strapromuovo questo balsamo crema fortificante Oil Repair 3 con 3 tipi di oli nutritivi, oliva, avocado e karité. È per capelli secchi, spenti e crespi. Io con i capelli grassi l'ho usato lo stesso, anche se non è adatto, e mi sono trovata veramente benissimo. In più, me li rende, questo balsamo me li rende morbidi, profumati, e è davvero un anticrespo, secondo me, perché mi va a levare il crespo. Veramente questo balsamo è super promosso, ha questa consistenza cremosa perché è un balsamo crema. Anche lo shampoo mi ricordo di aver provato e mi sono trovata benissimo anche con lo shampoo di questa linea. Poi shampoo della Botanica, comprato da MD, costa poco, è uno shampoo classico, qui dice che per capelli ricci, con acidi della frutta, ha un odore dolce e però delicato, mi piace molto, lava molto bene i capelli, mi sono trovata bene. Non è un super shampoo, però per quello che costa, secondo me è ottimo. Poi, balsamo senza risciacquo, sciogli i nodi della linea Avon. Questo qui è all'albicocca. Cosa vi devo dire? Allora, vi posso dire solamente 2 cose. Uno, che vi profuma non solo i capelli ma anche il bagno. Si va a spruzzare sui capelli tamponati dall'asciugamano, quindi dopo averli lavati, io lo andavo a spruzzare e poi me ne andavo a pettinare. Quindi, profumazione super ottima, si sente nel bagno, quindi nell'ambiente circostante dove lo spruzzate, si sente sui capelli ed è una profumazione ottima. La seconda cosa che vi dico è veramente super disciplinante, è come se sciogliesse i nodi così, così, senza neanche passare il pettine, perché proprio quando io vado a spazzolare i capelli non hanno neanche un minimo nodo. Quindi veramente questo io ve lo super consiglio ed è della linea Avon Naturals. Fantastico. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Io continuo a girare il vlog. Voi magari, se vi va, lasciate un bel like se vi ho tenuto compagnia e per darvi un po' di grinta per continuare il vlog fino a stasera. Se non vi siete iscritti al canale, vi consiglio di iscrivervi. Vi mando un bacione grande e ci vediamo presto, appunto, con il vlog che sto girando oppure con un altro video che nel frattempo girerò. Però vediamo se riesco a fare poi, a mandarvi il video domani. Ciao e grazie!